forza, sbrigatevi! Possibile che dovete sempre fare tardi? Non lo sapete che a scuola si arriva puntuali? Se ora possiamo ad analizzare più in dettaglio l'andamento... Ma che vi passa per la testa? ...i primi incontri dei play-off, risulta subito... Vi piace essere portati a spasso come il presidente? Devo farvi anche da autista. Papà, non è stata colpa nostra! Ah sì? Allora di chi è stata la colpa? Mia? È altrettanto vero che è tutta la squadra... Zia Wendy ci ha detto di portare fuori l'immondizia. E ha tenuto il bagno occupato tutta la mattina. Non siamo potuti entrare neanche per lavarci i denti e fare la pipì. Abbiamo dovuto aspettare che uscisse e quando abbiamo finito l'autobus se ne era già andato. Come facevamo ad arrivare in orario? È l'unico modo per non fare tardi. Ora statemi a sentire. Sono io che comando, non la zia Wendy. Quando avete bisogno di andare in bagno, dovete dire a zia Wendy di andare a fare in culo fuori dal bagno. Ce l'avete o no, le palle? Ha tenuto occupato il bagno. Chiamatemi, la butto fuori io a calci. Tutta la responsabilità di dover vincere a tutti i costi. Ecco che il meccanismo si è inceppato. La tranquillità è scomparsa. Tanto perderanno 4-0. No, non perderanno, vinceranno invece. Vinceranno, ti ho detto. Ti ho detto che vinceranno. Andiamo, smettete. Che ha immediatamente reso tutto ancora più difficile. Perché al condizionamento psicologico Strawberry li farà tutta la tensione. Si è aggiunta la paura che ha aggravato... Forza, volete smetterla allora? Ormai l'ombra della mi fate venire il mal di testa. Che tutti abbiamo ammirato durante l'anno. E non è difficile pronosticare che dopo le 3 sconfitte consecutive ciao, che hanno subito, la quarta non ciao, tarderà papà. Ad arrivare. Ciao. Forse domani sera stessa. Ciao papà, stasera. Questa naturalmente è solo una previsione che tutti speriamo che venga superata dai fatti. In modo da rendere più appassionato e divertente. Ma lo ripetiamo. Qui non si tratta di tirare... Tratta solo di trarre le conclusioni con un'analisi seria e profonda della situazione. I Mets, al momento, per tutte le ragioni esposte precedentemente, sono indubbiamente una buona squadra che ha meritato di partecipare ai playoff, ma che non può certo aspirare alla vittoria finale. Questo rappresenta certo un duro colpo per tutti i suoi sostenitori.